Uela ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Rieccoci qui di nuovo con Sniper Elite V2 Remastered. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo Sono lasciati. partito immediatamente, sperando di avere ancora tempo. Dovevo posizionarmi per eliminare quel missile. Sarebbe stato difficile, ma a peggiorare le cose era il fatto che solo un serbatoio pieno di benzina avrebbe potuto generare un'esplosione sufficiente a bruciare tutte le tracce del carico di Tabun. Il lasso di tempo tra il rifornimento e il lancio era minimo. Dunque ragazzi, allora se vi ricordate siamo arrivati qui al sito di lancio Copenic, quindi inizia la partita. E allora ragazzi, sono passati quanto? Mi sa un pochettino di tempo? Eh sì, sono passati veramente tante settimane, diciamo così. Ma quello lì che cos'è? Un Tedeschi-A? Vabbè dai, può anche stare lì a morirci malissimo. Dunque, allora mi sa che con il rumore possiamo quantomeno utilizzarlo per farci coprire lo sparo del nostro fucile da cecchino. Perquisisci. Perquisisci. Ok. Dunque, vediamo un po' dov'è che dobbiamo andare. Anche perché non. Ah, cavolo, aspetta un attimo che qua c'è gente. Ok, buono. Non credo che ci siano. No, aspetta, mi sa che ce n'è una. Ce n'è. Aia, ce n'è un altro. Aspetta. Ok. Dunque, mi sa che c'è un cecchino. Anche perché non riesco a capire dov'è che si trova. Ah, eccolo là. Aspetta. Dai. Non è morto. Cacchio, mi sa che non è morto. Vabbè, mo ormai ragazzi abbiamo fatto la cavolata. Mi sa che abbiamo fatto la cavolata dell'anno stavolta. Esci fuori, maledetto. Eh sì, ragazzi, abbiamo fatto la pirlata. Mi dispiace, ma non che io l'abbia fatta apposta, ma purtroppo non. Non sono riuscito quantomeno a beccarlo. Aspetta. Eccolo lì. Tacchete. Bellissimo. Giusto, giusto in capa. Ok, a posto. Mi sa che ce n'era un altro con il mitrone. Non so dov'è che sia, però aspetta. Ok, almeno così faccio fuori il faro lì. In modo che riesco comunque a non farmi tanto beccare. Se riesco quantomeno ad andare anche con una pistola, o meglio, con la pistolina silenziata, forse è meglio. Oppure forse no. Aia, aspetta perché mi sa che mi hanno beccato. Recupera tutto. E poi tra l'altro non riesco nemmeno a capire dove cavolo è il tipo. Aia. Dunque, aspetta un po'. Perquisisci. Mi sa che l'ho visto. Anzi no. Io non l'ho. Ah, eccolo là. È brutto, maleducato che non sei altro. Muorici. Occhio. Ok, a posto dunque. Andiamo avanti. Cerchiamo di non farci beccare. Ah, eccolo, aspetta. Eccolo là. Perfetto. Beccato anche lui. Eccone là un altro. Cavolo. Cacchio, si è nascosto bene il tipo, eh. Aia. Aspetta. Olè, a posto, è andato anche lui. Ce n'è un altro là. Che però non riesco a vedere. Perché è dietro il muretto. Eccolo là. Scusa, giovanotto. Non me ne voglia, buon uomo, ma sta com'è. Aspetta.
Ok. Ok. Li ho fatti fuori con la pistola, però... mi sa che non è stata una buona cosa, però, con la pistolina. Vabbè, comunque, dai. Ci ho provato. No, che fai? Perquisisci il cadavere, non prendi la sua roba. Anche perché comunque mo non mi ricordo nemmeno più i tasti per mettere le trappole. Mi sa che era con X o Z. Ah no, Z. E poi dopo F per lanciare. Dunque, vediamo un po'. Passo al cecchino. Se mi hanno dato tutte queste munizioni, vuol dire che ci saranno ancora molti nemici ancora in giro? Forse evidentemente sì. Aspetta, ma l'obiettivo non era qui? Localizza le trincee. Ah! Eh no, perché vedevo che praticamente il punto è lì. Però ah, ok, perfetto, adesso sì. Scusi, buon uomo, non me ne voglia. Trovi il sito del lancio del V2, il famoso missile V2. Perquisisci. Allora, sicuramente questa missione sarà un pochettino più lunga, però... come detto, non fa niente. L'importante è comunque farla. Allora, qua non c'è nessuno. Non si sa mai. Allora, uno qua non c'è. Sicuramente sarà morto. Oppure sarà quello che ho fatto io prima? Quello che ho ammazzato io prima? Sicuramente sì. Va bene, ok. Dunque, noi dobbiamo arrivare là. Stiamo attenti. Occhio. State zitto. Eccola. Mi sa che mi hanno sgamato. Speriamo di no. Allora, aspetta. Cerchiamo di andare là dentro. Vediamo un po' che c'è. Raccogli, no? Perquisisci. Tutto al massimo? No. Ci mancava una puntina di una roba. Scusa. Scusa, giovanotto. Consumato tre proiettili inutilmente. Vabbè, comunque c'è il rifornimento di tutto qui. Perquisisci. Olè. Lingottino d'oro, tutto per noi. A posto. Vabbè, però munizioni al completo, ma dico sta qua però. Non ne abbiamo più? Della pistola silenziata? Ma questo qua però... Ok, bene. Sono arrivati anche loro. O meglio, i proiettili. Allora, l'obiettivo è là sopra. Però mo... perquisisci. E dai, dammi un po' di munizioni per la pistola silenziata. Non ce ne abbiamo più. E quello è il punto. Non abbiamo più nulla. Ah, aspetta. C'è il rifornimento qua. Aspetta. Abbassati. Ma è un cadavere? Ah, no. Pensavo fosse un cadavere. Ma come munizioni al completo? Ma non è vero, ma ci abbiamo... Da che cosa è dovuto questo rumore? Non lo so, comunque. Occhio qua. Altro lingotto... vabbè. Ne mancano praticamente altri 80. E dove li vado a trovare io? Praticamente da nessuna parte. Dunque, non riesco a capire da dove cavolo è che devo entrare. Ah, cavolo, mi sa che siamo tornati indietro. 108 metri. Trovi il sito del lancio V2 e... ma quante cavolo di... di entrate ci sono? Me ne segnala una qui a sinistra e una sopra. Possibile. Forse evidentemente sì. Allora, una 70 e una 14? Ma, mi sembra strano però, eh. No, che fai? Ah, no, ok. Forse questa qui è per poter entrare qua.
Quanto ci volete scommettere che mo qua è pieno di soldati? Non mi sento per niente sicuro. Non mi sento per... Eccala. Cacchio. Cavolo. E becca di questo, maledetto stronzo. Aia. Mazza e botto. 180 metri. Vabbè, dai. Se può fa. Dunque, allora qua. Recuperare co... Si nasconde. Eccala. Mi hanno beccato, sì. Te pareva? Da dove ci entro io? Di qua o di là? Allora, di là no, perché mi sa che è chiuso. Però mi sa che possiamo entrare di qua. Se cerchiamo quantomeno di andare belli cauti e anche abbastanza accovacciati. L'unica cosa, ragazzi, è che mi servono munizioni per la pistola. Quelle purtroppo non ne ho più. Se trovo delle altre munizioni è meglio. Allora, una stazione abbandonata. Ok, perfetto. Ci siamo qua. Scusi, giovanotto. Obiettivo completato. Cosa? Aspetta, perché non so se qua... Dai, che dammi delle munizioni per la mia pistola, maledetto. Ma non è vero, ma io voglio prendere le munizioni per la mia pistolina. Ah, no, aspetta, mi ha tolto questo. E niente, ragazzi, io non riesco a capire per quale motivo non mi dà più le munizioni per la pistolina silenziata. Madonna mia. Ma che c'è chi? Ma non è vero, ma dove? Eccola, mi hanno sgamato. Mi hanno sgamato all'istante proprio. Cioè, ma scusa, ma questo qua, scusate, non era... Non era qua sotto quello? Aspetta. Scusate, che devo fare mo qua? Difendi la tua posizione mentre il razzo viene Ah, ok. Dobbiamo difendere praticamente. Ahia. Devo difendermi praticamente l'area. Ok. No, non avevo minimamente capito. Aspetta, occhio. Scusi, giovanotto. Ok, beccato al naso. Altro fatto fuori. Cerchiamo di essere un pochettino più veloci. Dove cacchio vai? Occhio al cecchino. Aia, ma guarda questo. Madonna mia. No, niente. Perché comunque ce n'erano veramente tanti. Ce n'erano veramente troppi. E devo cercare di fare una cosa un po' più... non dico silenziata, però quantomeno, cavolo, una cosa abbastanza fatta bene. Ok, a posto. Allora, ok, adesso me le ha date le munizioni per la pistolina silenziata. Allora, qua sotto qua, se non sbaglio, mi sa che c'era l'altro. Però mo non so dov'è. Ma non c'è nessuno qua sotto, però. Recupera. Ok, allora abbiamo recuperato praticamente tutto adesso. Dobbiamo difendere la zona fino a quanto il razzo non viene rifornito. E quello è il problema, che se mo inizia a far caciara, questi qua mi beccano. Ecco, mi sa... Già mi hanno beccato adesso, figuratevi.
scusi, giovanotto, lasci fare. E che ve lo dico a fare? Cerchiamo di andare in una zona molto più elevata. Magari cerchiamo quantomeno di non farci beccare in modo malamente. Sapete che cosa? Forse è meglio mettere delle trappole. Ma che muori, porco? Ma lascia fare, porco sarei tu. Guarda questi, come se ne approfittano. Sì, è lui però. Ok, perfetto. Allora, cerchiamo di farne fuori quanti più possibile. Anche perché mo dalla distanza non tanto si vede. Quindi è meglio che ci mettiamo dentro. Ci mettiamo a covaccia di qua. E non appena abbiamo la possibilità, occhio a queste due entrate. Madonna mia, in movimento alla gamba. Ottimo. Scusi, giovanotto. Aia, madonna. In bocca proprio l'abbiamo beccato, eh. Occhio a queste due entrate qua, signori. Aspetta, non riesco a vedere un cavolo. Non riesco a vederli perché sono un po' troppo lontani. Ok. Buono. Ottimo tiro. Perfetto. Anche questo qua mi sa che dovrebbe essere uno in movimento. Dai, è così. Ecco, infatti, uno là c'è morto. Aspetta. Fatemi mettere altre trappole qua. Ok. Un'altra andata. Recupera tutto. A posto. Cerchiamo di non farci... Dove vai, giovanotto, col fucile da cecchino? Aspetta, dove stanno gli altri? Ah, cavolo. Madonna mia, senza mirare e senza niente. A posto. Occhio qua. Ma quanti cacchio ce ne stanno, tra l'altro? Ce ne stanno veramente in quantità industriale. Dove vai? Ok, aspetta. Occhio qua. Ma che... No, aspetta, ma... Veramente? Aspetta, madonna. Ma scusa, ma devo... farlo fuori quel razzo V2? Oppure devo... Obiettivo completo... Aspetta, che devo fare? Nuovo obiettino... Ah, spara! Aspetta. Aspetta. No! Mi sa che non ho fatto in tempo. Ok, allora, non abbiamo fatto in tempo. No, aspetta. Ma devo rifarlo tutto quanto da capo? Quanto pare, sì. Aia, madonna. Aspetta. Olè. Fatemi dare un'occhiata qua le trappole. Ok, ci stanno. No, aspetta. Olè, andato. È andato, signore. Eh sì, perché praticamente questo razzo V2 avrebbe praticamente distrutto completamente tutto. Però noi, insomma, signori, ce ne andiamo belli felici, quatti quatti. Continua. Vediamo un po'. L'ultima possibilità per eliminare Wolf era la pista di atterraggio del Tiergarten alle 18:45. Non avevo molto tempo. Fermare Wolf significava dirigersi dritto al cuore di Berlino. Con gran parte della città in rovina, l'unico luogo per il colpo era esattamente il mio punto di partenza.
Dovevo arrivare alla porta di Brandeburgo. La città era in fiamme. La battaglia infuriava come un'immagine infernale. E da qualche parte, in mezzo a quella tempesta di fuoco, quel bastardo stava per salire su un aereo e volar via verso la salvezza, portando a Mosca i segreti del programma missilistico. A meno che io non l'avessi fermato. Ok, dai ragazzi, allora siamo praticamente alla porta di Brandeburgo. Quindi dobbiamo fermare questo signor Wolf. Dunque, vediamo un attimino. Raggiungi piazza Brandeburgo. Solo che mo il fatto è un altro. Là non c'è nessuno. Eccola. Già inizio ad intravedere. Ah, ok, dai, c'è il rumore che copre. Però aspetta, ma c'è un... c'è il cecchino. E niente ragazzi, non so come mi abbia fatto a sgamare, ma praticamente l'occhio te l'ho fatto saltare in aria. Eccola. Ma sì che so cavoli. E dove andiamo? Cacchio, si è messo lui davanti, ma l'ha fatto pure... E niente signori. Non abbiamo concluso assolutamente... Do cacchio, madonna, aia. Un po' troppo vicino per i miei gusti. Scusi. Ok, buono. Aspetta, che là ce n'è un altro che sta a sparare. Madonna mia, guarda qua. E che ve lo dico a fare. Quanti altri ce ne stanno? Sono finiti? Credo di sì, non lo so. Ora andiamo a vedere. No, non è vero. Aia! Guarda questi! Ma da dove cavolo è che mi stava sparando? Ah, eccolo! Chi cacchio l'aveva visto? Maledizione a lui. Eh no. Non lo... Aspetta, lingottino d'oro. Non l'avevo minimamente visto. No, non è vero, non è il lingotto d'oro. Che roba è? Ah, madonna. Ammazza tutta sta roba? Occhio qua. Allora, se cerchiamo quantomeno anche di depredare un po' di signori. Però, cacchio, recupera tutto. Ok, ottimo. Ma come il nemico è laggiù? Ma non è vero, ma come cavolo mi ha fatto? Scusi, giovanotto. E niente, mi hanno beccato come un novellino. E niente, questo qua che fa? Cammina, si sposta, fa e dice. Oh, giovane, hai rotto tre quarti. Che ha detto quello? Occhio, giovane, che ha la testa della ciombo, Guardalo che... Gran stronzetto, come si è abbassato. Mi stanno facendo consumare un sacco di munizioni. Ma non ci muoiono. Manco dalla distanza. Aspetta, occhio cecchino. Vabbè, mamma mia, ammazza che mira scarsa che c'hai, giovane. Dritto dritto in un occhio, bene. Questi sono i colpi che ci piacciono. Ma che trovatelo, se non ve fate vedere voi. Figuratevi se devo venire a cercarvi io a voi, sì. Devo dire che è occhio a tradimento sti stron... Beh, stavo dicendo, è fatto veramente benissimo. Anche gli effetti di luce. Insomma, praticamente tutto è fatto fin troppo bene. Ma che ti troverò? Che cosa ti troverò? Veramente so io che troverò a te. Buon uomo. Occhio qui, Perquisisci. Olè. Dunque, allora, raggiungi, vabbè. Ah sì, riposo? Allora, io con la pistolina silenziata... Vedo un po' se vi riesco a far fuori. Prima di ogni cosa, no? Aspetta. Eccolo là.
Allora, si stanno riposando giusto un attimino. Vabbè, questo qua non ha manco capito da dove arrivavano i colpi, quindi figuratevi un po'. Scusi, dica, con quale posa è morto quest'uomo? Madonna! Scusi, gentiluomo, dica. Anzi, se è gentiluomo, mica stava qua. Non lo so. Comunque, ci sono due cadaveri lì. Anzi, quattro cadaveri? Bene. Eh sì, perché sono le barelle con quattro cadaveri. Però, mo, fatemi capire, da dove è che vado a raggiungere io sto posto? E qua, no? Però, dai, guardate qua, tavolini fuori. Sicuramente questa qua era una zona molto bella all'epoca. Dai, non dirmi che non ce la fai a saltare. Ma che cavolo di cecchino sei? Ti incastri in ogni due. Allora, aspetta. Facciamo mambas. No, e niente. Dammi la pistola mia. Questo qua arriva, boom, fresco. Scambia armi qua, come se non ci fosse un domani. Ma che c'era, un'altra entrata? O meglio, un'altra uscita di qua? Oddio, mi sa di sì. Vabbè, comunque, noi famoci gli affari nostri. Hotel. Ammazza che hotel. Molto grande. Chissà quanto costa una camera. Ora, come è combinato il posto. Non c'è neanche nessuno qui alla hall? Alla reception? Niente, non c'è nessuno. Salve, scusate. Che si può? C'è qualcuno? Si può prenotare una camera? Stiamo attenti qua prima che ci esce qualche cecchino e ci fa fuori. Metti il fucile di precisione, giovanotto. Aia. Oh, cacchio. Ma quanti? Aia. Uno l'abbiamo beccato. E gli altri, dove stanno? Eccolo là. Dai. Olè. Tanto ormai non puoi più dare ordini a nessuno. Però mo, sapete qual è il problema? È che se faccio fuori il carro armato, allerto praticamente tutti. Guarda là. Ah, aspettate. La porta di Brandeburgo è dove avevamo quasi, diciamo, iniziato il gioco. Eccola, che non lo sapevo io. Aspetta, ricarica. Stiamo. Aia. Se cerchiamo di stare qua, forse magari cerco quantomeno di non farmi beccare. Più o meno, Ma non vi assicuro nulla, però ci provo. Se mi fate capire dove stanno gli altri. Sì, se vi ricordate la statua lì. Aspetta però, ma da... Ah, eccolo. Nel muso? Dimmi di sì. Diciamo di sì. Armusetto, armusetto. Aspetta, ma quello lì che cos'è? Un altro... mi sa di sì. Aspetta, aspetta. Ma che cosa? Ma non è vero. Ma lascia fare, lascia fare. Dove stanno sti maledetti? Scusa, quello là stava là come un salame dietro. Ok, ottimo. Se, parla tu. Se, vabbè. Se, le uova? Guarda. Te le fai quando ti ritiri a casa le uova. Però non so se riuscirei mai a tornarci a casa. Dai.
Aia, dov'è? Aspetta, dove? Non li vedo. Ma sono ciecato? Sono ciecato, sì. Aspetta. Mettiti qua. Sono diventato praticamente cieco. Se solo riuscissi a vedere da dove cavolo partivano sti colpi. E niente, signori, non riesco a capire. Ah, eccolo là. Ma pensa... Non è vero. Ah, ecco. No, è una statua. Oh, signore, sono diventato cieco. Fan club. In mezzo alla foschia, in mezzo alla polvere, al vento, al fumo e tutto il resto. Non ho nemmeno capito io da dove cavolo è che mi stavano sparando. Ce n'è un altro, però non so dove. Eh no, perché c'era l'indicatore. Raggiungere la cima della porta di Brandeburgo. Però aspetta. Continuate a cercare. Ma ce ne stanno ancora altri? Ma no, ma non vi ritirate. Ah, aspetta. Forse magari qua dentro? Eh sì, forse è qua, aspetta. No, non è vero. Però, scusa, io sento di camminare, oh. Oh, ragazzi, io sono diventato cieco veramente. Dunque, munizioni al massimo. Ma... Ah, ok, devo entrare forse di qua. Però, se lo riusciamo a fare quantomeno in modo stealth... Anche perché qui era praticamente... Ma non è vero. Era praticamente impossibile farlo stealth. Aspetta, ma possiamo raggiungere... No, non mi sa che non... Oh, sì. Mi sa che non posso raggiungere quella zona lì. Allora vuol dire che sono finiti? Ora vediamo, ora vediamo. Vabbè, però io a raggiungere... Ah, ok. Salve. Che si può? Ah, eccolo. Ciao caro, Mi sa che te devo ammazzare però, eh. Già. Raggiungi la cima della porta di Brandeburgo, ok. Mi sa che lo dobbiamo far fuori al tipo però. Come faccio io qua? Ah, ok. Madonna mia, sembra che te la fai addosso, giovanotto. Vabbè, quindi. Da dove vado? E qua? Però non di là che ci stanno le... Ci stanno le fiamme là. Scusi. Ah no, aspetta, sali. Metti il cerchino, metti. Che mo te faccio vedere io, giovanotto. E sali, ok. Che cosa... Ah, dall'altro lato, ok. Vabbè, quindi... Aspetta, impedisce a Wolf... Ah, di scappare! Ah, cavolo! Niente. No, niente, ragazzi, mi sa che non ce l'ho fatta. Mi sa che l'ho fatto andare. Ma veramente? Siamo seri? Madonna mia. Come? Aia, mamma mia. Con che faccia? Che poi non si sarà... Non sapremo mai quanti metri erano. Battaglia di Berlino terminò alle 8:23 della mattina seguente, il 2 maggio 1945, quando il generale Weidling presentò la resa dei tedeschi a Chukov, generale dell'armata rossa. In pochi giorni la guerra finì. Ma una nuova guerra stava già iniziando. Sniper Elite 3. Ed io ne ero il primo soldato.
Ok, dai ragazzi, allora, che cosa dirvi al riguardo di questo Sniper Elite V2 Remastered? Innanzitutto sono molto contento di averlo terminato, di aver portato a termine almeno una serie sul canale, visto e considerato che Sniper Elite V2 è il mio preferito, i giochi di cecchinaggio sono i miei preferiti. E così ragazzi, vi vorrei dire alcune cosine, forse magari ci stanno anche dei pro e dei contro per come lo vedo io, oppure magari per come l'ho visto io. Dunque, nella fase diciamo, nella fase pro, il gioco è strutturato veramente benissimo, non ho nulla da dire. Infatti, tutti gli effetti video, gli effetti della luce, le uccisioni. Insomma, tutte le particelle del gioco, della grafica, eccetera, eccetera, mi sono garbate veramente tantissimo. Infatti, il più delle volte mi sono garbate di più le X-Ray e anche le Kill Cam, che sono state veramente molto, molto belle. Veramente, sono state una cosa incredibile perché. Strutturando un gioco fatto in questo modo ha vinto veramente tutto, ragazzi. Ha vinto veramente tutto e secondo me al giorno d'oggi, 2023, merita veramente tantissimo di poterlo giocare, di poterlo portare a termine, insomma, di farci una serie, eccetera. Nei contro invece ho notato che quando stavo vicino a qualche nemico, purtroppo anche con il mitra, quando lo sparavo, cioè vedevo praticamente che non andavano a segno i miei colpi e così ritenevo che i colpi che non andavano a segno mi sembravano quasi delle pallottole finte, insomma dei proiettili finti a salve, come voglio dirvi. Quindi queste sono i contro che ho rispecchiato in questo gioco. Però l'unica cosa, ragazzi, che posso dirvi è che mi sono divertito veramente tantissimo, mi è piaciuto veramente tanto, io ve lo voglio proporre, forse magari qualcuno di voi già lo avrà giocato, portato a termine, fatto anche una serie, eccetera. Però per come la vedo io, ragazzi, Sniper Elite V2 Remastered merita veramente tantissimo, ha meritato veramente tantissimo, ci ho dedicato veramente così tantissimo tempo dietro, così tanti gameplay, così tante ore di rendering, editing e anche l'upload sul canale. Quindi ragazzi, spero che questo ultimo video di Sniper Elite V2 Remastered, che poi è il finale, vi sia garbato. Spero di sì, ragazzi, perché come detto, ci ho messo veramente tanto, ci ho messo anima, ci ho messo cuore, insomma, ragazzi, ci ho messo veramente così tantissima grinta dietro a questo gioco, così anche come altri giochi. Come detto, spero che vi sia piaciuto e se così vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Un saluto a tutti da Harry Doctor, ciao a tutti ragazzi!